Oggi voglio portarvi con me in un'analisi tecnica della gara, dalla partenza al cambio dei testimoni alle diverse frazioni, fino ad arrivare al momento in cui Filippo Tortu ha preso in mano il testimone di alluminio ed è letteralmente volato al traguardo. Prima di iniziare con l'analisi, volevo fare un po' di informazione sulla staffetta, perché a differenza di quanto si possa pensare, le frazioni dei 100 metri non sono tutte uguali, in quanto due sono su rettilineo e due sono in curva. Inoltre, oltre alle abilità tecniche fondamentali per correre i 100 metri, nella gara a staffetta se ne aggiungono altre, come ad esempio quella del passaggio di testimone. Insomma, mi posso permettere di dire che la staffetta 4x100 è tra le gare più tecniche dei Giochi Olimpici. Andiamo allora a vedere cosa è successo in questi 37 secondi e 50. Il primo a partire per l'Italia è stato Lorenzo Patta, 21 anni, ragazzo di Oristano che ha scoperto le piste di atletica solamente nella primavera del 2016, attraverso le gare degli studenteschi. Prima di allora giocava a calcio come attaccante esterno. È stato lui a lanciare questa staffetta con un tempo di reazione di 0,154 secondi, sesto tempo di reazione della gara. Tuttavia, da lì in poi ha fatto una gara perfetta in quanto ha percorso 110 metri in 10 secondi e 56, disegnando una traiettoria impeccabile che lo ha portato dritto a consegnare il testimone nelle mani di Jacobs, con un tempo di scambio di un decimo. Pensate che i manuali di atletica parlano di tempo ideale di condivisione di 2-3 decimi e che i giamaicani ci hanno impiegato un secondo per fare lo scambio, 6 volte quello degli italiani. Altra cosa da notare è il cambio in perfetta simmetria, mano destra per Patta e mano sinistra per Jacobs, perfezione che è stata mantenuta fino all'ultimo scambio con Tortu. Ma quello che ha combinato Filippo lo vedremo nel dettaglio dopo perché ritengo sia qualcosa di davvero pazzesco. Sempre per i non addetti ai lavori, lo scambio di testimone tra un atleta e l'altro deve avvenire all'interno di uno spazio chiamato zona di cambio, di lunghezza pari a 20 metri, pena la squalifica della squadra. Questa zona è preceduta da una zona di accelerazione lunga 10 metri, che serve per permettere al frazionista di prendere velocità per i metri precedenti allo scambio. Ed eccoci arrivati al momento in cui Jacobs prende il testimone in modo impeccabile e parte alla volta della seconda frazione. Marcel non ha bisogno di molte presentazioni, anche perché si è presentato alla partenza di questa gara da campione del mondo e da detentore del record europeo. Se ancora non l'avete visto, vi consiglio di andare a vedere il video dove analizzo la sua performance nella finale dei 100 metri piani. Non è facile gestire la tensione quando si inizia ad avere qualcosa da perdere, ma Jacobs la gestisce alla grande e corre fino a raggiungere una velocità addirittura superiore a quella che gli ha fatto vincere l'oro olimpico. La sua frazione, circa 130 metri da quando si lancia a quando lascia il testimone, la corsa infatti in 8 secondi e 92. Una corsa impeccabile, solida, bella da vedere, insomma, fantastico. Qui, pronto a prendere il testimone e scattare, troviamo appunto Desailly e di certo, non a caso, come terzo frazionista c'è un forte 200-metrista. Il secondo azzurro più forte di sempre sui 200 metri, dietro solo a Pietro Mennea. Guardate che corsa spettacolare in curva! Questo ragazzo di 27 anni ha un tempo sui 100 metri di 10 secondi e 29, ma quando si tratta di correre col baricentro inclinato a sinistra è tra i curvisti più forti al mondo. La sua frazione è di 130 metri, con tanto di curva come dicevamo, e lui la corre in soli 9 secondi e 18. Incredibile! Ancora più incredibile è la lucidità e la perfezione con la quale passa il testimone a Filippo Tortu, puntando alla sua mano sinistra, pronta per portarlo ad accelerare alla massima velocità. E qui arriva la vera magia. Proprio in una gara in cui ad inizio Olimpiade non eravamo nemmeno considerati, ci troviamo a vincere con un vero e proprio gran finale. È lui il protagonista, Filippo Tortu, che possiamo definire il nostro capitano, il nostro veterano in termini di presenza ed esperienza in merito. Credo non sia un caso che come ultimo frazionista sia stato scelto proprio lui. Si vedeva nei suoi occhi la voglia di riscatto dopo il non essere arrivato in finale. Guardate cosa ha combinato. Vi mostro al rallentatore la sua frazione confrontata con Blake, l'inglese che era in vantaggio ed è stato battuto da Filippo per un singolo centesimo di secondo. Tortu ha fatto 38 passi contro i 37 di Blake. Quel passo, la forza e la reazione neuromuscolare insite nel riuscire a fare quel passo in più, oltre al perfetto slancio al photo finish, sono stati determinanti.
Qui potete vedere che entrambi stanno correndo in modo davvero speculare. Guardate come il turnover delle gambe è molto molto simile, se non identico. Unica differenza è il piede di appoggio. Come vedete, Tortu è partito con il sinistro avanti, mentre Blake è partito con il destro avanti. E questa differenza se la portano avanti in perfetto sincronismo fino agli ultimi 20-30 metri, nei quali, come vedremo poi, ci sarà il guizzo che ha fatto arrivare primo Filippo e ci ha permesso di conquistare l'oro olimpico anche nella 4% maschile. Ed eccola qui la magia di Tortu, che riesce a trovare lo spunto per fare quel passo in più che gli fa recuperare lo svantaggio e lo porta a tagliare il traguardo per primo. Guardate bene come qui il sincronismo che avevano all'inizio Tortu e Blake cambia completamente. Infatti il turnover di Tortu è molto più veloce e guardate, se prima Tortu e Blake appoggiavano nello stesso momento, avevano lo stesso sincronismo di corsa, a parte le gambe sfalzate, guardate qui come ora appoggiano entrambi con la stessa gamba allo stesso momento, in questo preciso istante, ed è proprio qui che vediamo che Tortu ha guadagnato quel passo in più che l'ha portato a recuperare Blake. Guardate qui ora il sincronismo è perfetto, gamba destra per Blake, gamba destra per Tortu, che poi fa la magia al photo finish e quindi, oltre al passo in più che gli ha fatto recuperare perfettamente il divario che aveva dall'inizio con Blake, quel photo finish spettacolare lo porta a vincere di un centesimo di secondo. Da notare anche il momento in cui si lancia e la perfetta esecuzione al photo finish. E qui io mi sono nuovamente commosso, sia per la gioia da italiano a vedere la propria squadra vincere una gara così importante, sia per l'emozione che ho percepito all'esultanza di Tortu. Ragazzi, dopo la finale sui 100 metri siamo campioni olimpici anche sulla staffetta 4%. La mia più grande speranza è che questo faccia avvicinare sempre più giovani alle piste di atletica. Soprattutto spero davvero che si riesca a portare lo sport serio nelle scuole, perché ce n'è sempre più bisogno. Ma questo magari lo vedremo in un prossimo video dedicato proprio a questo importantissimo argomento. Se ancora non l'hai fatto, mi raccomando, iscriviti al canale così da non perdere tutte le prossime novità e i prossimi video di Correre Naturale.